Credo che onestamente il risultato sia decisamente bugiardo rispetto alla partita che c'è stata in campo, nel senso che questo non toglie i meriti a Bologna che ha vinto con grande, ripeto, grande merito alla fine, ma credo che abbiamo giocato una grande partita finché abbiamo avuto energie. Purtroppo sapevamo di essere in grande difficoltà, ma credo che la spinta degli italiani, del gruppo degli italiani stasera sia stata una spinta veramente importante. Per 30 minuti abbiamo giocato, credo, forse una delle nostre migliori partite, producendo uno sforzo enorme sia in attacco che in difesa. Poi Bologna ha aumentato la pressione difensiva, avendo anche più capacità di poter giocare con energia. Noi sono venuti fuori i problemi che abbiamo purtroppo con troppi giocatori in questo momento e abbiamo concesso, secondo me, tanti canestri facili per tante palle perse, alcune provocate dalla pressione di Bologna, altre direi abbastanza gratis. Così, due squadre che si conoscono molto bene, dipende dalle serate, dall'ispirazione anche dei campioni che sono sul campo, però penso che abbiamo fatto un secondo tempo ottimo, una concentrazione difensiva meglio, molto, non devo usare altra parola, però diciamo meglio che il primo tempo. Il primo tempo abbiamo sbagliato tantissime occasioni, quello che abbiamo preparato e quello i giocatori devono capire. La concentrazione, il game plan è quello che li aiuta di fare il loro lavoro, poi loro lo devono mettere sul campo e questa è una cosa che ovviamente non ci ha aiutato. 9 su 14 il primo tempo da 3 a Venezia, di Venezia è sicuramente un dato straordinario che gli ha permesso di andare avanti più 10, ma ovviamente anche la nostra difesa che ha concesso tutti questi tiro da terzo, soprattutto uno ispiratissimo Tonut. Quando abbiamo capito come giocare sia dentro che fuori, abbiamo portato una calma nel nostro attacco che ovviamente una volta crescendo ci ha dato anche le ali in difesa. Abbiamo fatto alcune cose molto buone.